al 50, 17 su 30 nel primo tempo, mettendoci anche 5 bombe su 8. La Knorr 13 su 32, 2 bombe su 7. La differenza l'hanno fatta anche i tiri liberi, 20 su 21, stupefacente per l'Arimo, 9 su 15, mediocre per la Knorr. Si ricomincia. C'è Gilmore nel quintetto di Di Vincenzo. Toppato Sylvester. Vi ricordo che i 22 punti di fine tempo sono stati anche 25 poco prima. Ora Eschio fa la prima stupidaggine della sua partita. Bruno Monti schiera la squadra e chiama il gioco. Binelli cerca il rimbalzo, è sfortunato, Binelli sta lottando. Aveva fatto un numero molto bello Binelli, scivolando sotto canestro, il pallone lo ha beffato. Punteggio sempre di 22 punti di vantaggio. Fallo a Binelli che ha chiuso la strada di taglio. Albertazzi, Binelli sta ancora pensando al fallo precedente. Se n'è andato il primo minuto. Zatti per... con la palla ora. Gilmore. Gilmore ha preso un fallo di Binelli. Protesta Hill. Ancora 0-0 il secondo tempo. Zatti, e perde la palla ancora l'Arimo. La Knorr sta provando di far qualcosa in difesa dopo l'esibizione veramente modesta del primo tempo. Ora impiega Villalta, Buonamico, Villalta, Johnson, Sylvester, Bruno Monti, quintetto dell'esperienza. Ora con Johnson che sbaglia anche questo rigore. Fondamento a Zatti, sta perdendo molti palloni l'Arimo, ma la Knorr ha sbagliato i tiri da sotto e il risultato non si è spostato. Bruno Monti tira la palla contro il tabellone. Adesso la partita è veramente orrenda, in due minuti abbiamo visto una serie di errori allucinanti. Per un po' Zatti protesta con gli arbitri, lo tirano via i suoi allenatori per non perderlo. Bucci, Masetti, Eschio, Albertazzi, Gilmore. Bucci. Tutto il tempo che passa è oro per l'Arimo, naturalmente, che deve comandare la partita, tenersi questo vantaggio. Pallo a Villalta che trattiene Albertazzi. Neanche un punto ancora, dopo 2 minuti e 14. Grande Masetti, 13° punto. L'Arimo ha anche effettuato col tiro di Masetti il suo primo tentativo di tiro del secondo tempo, aveva sempre perso la palla. Assegno Buonamico. Buonamico a 3 su 11. 61 a 39. Difesa individuale, ormai è una strada obbligata, deve
forzare i tempi l'ACNOR. Eschew, Villalta anticipa Gilmour su questo rimbalzo. Da tre buon amico, non va. 2-8 nelle bombe l'ACNOR. Serata di mira dispari. Masetti, Gilmour, Pucci salva la palla, poi dà un assist che Albertazzi spreca. Larimo perde tutti i palloni incredibilmente. È vero Walter, è vero anche però che la Virtus sta difendendo molto meglio che non nel primo tempo e soprattutto fa una difesa uomo molto elementare, semplicissima, uomo contro uomo, senza tanti tatticismi, cambio contro cambi. E secondo me se Villalta e Buonamico avessero, azzeccassero dei tiri, potrebbero riportarsi un po' più sotto. L'ACNOR invece ha 1 su 7 in questo terribile avvio di ripresa, mentre Albertazzi va a segno in ganzo e sono 24 i punti di vantaggio per la Fortitudo. Buon amico, Clemon. Esce il tiro di Brunamonti, non è neppure molto fortunata l'ACNOR. Tegneschio prendendo fallo da Buonamico. Anche Buonamico ha 4 falli. A questo punto non c'è più da salvare il derby, ma da salvare la faccia. L'ACNOR sta giocando un attacco ignobile. E il protesta sul nulla. Molto pittoresca la curva dell'Arimo che sta infierendo sul palasport ammutolito della CNOR, gigantesche banane Chiquita. Ora una ola molto festosa da parte dei sostenitori dell'Arimo. Stanno incendiando il palasport con il loro calore contro una Virtus stranita. Intanto fuori Albertazzi e dentro Pellacchiani. Eschio al libero aggiuntivo per il quarto fallo di Buonamico. Rimbalzo di Clemon. A questo punto nel bagaglio difensivo della CNOR manca la zona 1-3-1, una difesa che Hill ha scelto spesso, soprattutto all'inizio del campionato, e che potrebbe essere l'ultima spes per cercare di trovare con dei raddoppi di marcamento nella metà campo difensiva quegli intercetti utili per andare in contropiede. È una difesa faticosa, bisogna avere gente a posto, in forma, però è l'ultima possibilità teorica a livello tattico difensivo per la CNOR. Non va dentro niente, la palla sobbalza sul ferro. Villalta a 2 su 5. Uno su 10 per l'ACNOR in questo secondo tempo. Un canestro in 5 minuti. Fallo a Silvester, fuori Silvester, dentro Marcheselli. Bucci. La domanda è questa, Walter, ma se l'Arimo avesse avuto Askew dall'inizio del campionato? Ah sì, certamente con Askew ha assestato bene la squadra, ma io continuo a dire, se avesse avuto Bucci dall'inizio del campionato, i punti mancano a quell'epoca. Bucci entrò al derby per una presenza puramente nominale, ha perso 8 partite, non sono poche. Buonamico sul ferro, l'ACNOR è peggio rispetto al primo tempo, è una resa senza condizioni,
una squadra veramente umiliata. Sbaglia Eschio, ora neanche Larimo sta facendo miracoli, ma contro questa Knorr basta pochissimo. Questi sono rigori, Villalta sbaglia da libero. Buonamico ha commesso il quinto fallo e lascia il campo. Buonamico chiude con 7 punti, 3 su 14 al tiro. Buonamico era destinato a giocare parecchio in questa partita, a avere anche parecchi tiri per l'assenza di Richardson, l'ha toppata come tutti i suoi compagni e si profila ora un castigo biblico. Doppio palleggio a Pellacchiani. Partita finita per Buonamico, che almeno ha tentato di fare qualcosa pur combinando dei danni. Questa zona dell'Arimo sembra una muraglia cinese. Sì, è molto efficace, la Knorr le gira attorno, Marcheselli fa il suo primo canestro da 3 punti. Bucci galleggia in aria, sgancia il pallone con grande precisione. Bisogna dire che l'Arimo è molto precisa anche nel secondo tempo, 5 su 7 fin qui, ha solamente perso un vagone di palloni cercando soprattutto i servizi sotto canestro, comanda comunque di 28 punti, potremmo andarcene tutti a casa. La Knorr non dà segni di vita né inversioni di tendenza. Villalta sta dando la palla in mano agli avversari, sbagliando tutti i tiri. Fuori Bucci, dentro Zatti. È l'ennesima partita, Walter, sui 30 punti di scarto di questa Knorr che non rende assolutamente in certe partite completamente irriconoscibile. Non se ne sanno spiegare le cause, ce ne sono tante, ma sicuramente un po' più d'orgoglio, soprattutto a livello difensivo, ci vorrebbe. In questo momento, in questo secondo tempo, li vedo più reattivi e Brunamonti è generosissimo su Masetti. Brunamonti su Masetti, Masetti potrebbe tirare bendato. Dopo questo canestro siamo convinti che infilerebbe il buco della serratura. Molto bravo Masetti, si è liberato di Brunamonti che gli stava morendo addosso. 3 secondi, grande come una casa, gli arbitri non infieriscono. Zatti più 28 ancora per l'Arimo. Gilmour perde il pallone con un movimento macchinoso, segna Brunamonti e sono 9 punti per lui. Brunamonti potrebbe anche essere tolto visto che è in condizioni precarie. Pellacchiani sul ferro. Brunamonti stoico. Ha preso il rimbalzo d'attacco, ha tenuto 2 tiri liberi. Lo toglieremmo, ripetiamo, c'è un campionato da giocare e su questa partita faremo una croce. Sbaglia il libero, Robby, 9 punti.
il prepara Binelli. 10 punti per Bruno Monti, 72-47, 25 punti. L'errore di Pellacani. Villalta deve tirare, anche se questa sera non ci prenderà mai più. Villalta ha fatto i primi due canestri, aveva fatto 5 punti nei primi 3 minuti. Applausi per Bruno Monti, in campo Conti. Bruno Monti merita l'ammirazione, anche Sugar Ray va ad abbracciarlo, ha dato molto a questa squadra. A Conti viene subito rubato un pallone, poi Conti blocca la percussione di Masetti. Binelli e Pellacani vengono alle mani adesso. C'è nervosismo, troppo. Finiamolo in pace sto derby, non ha più nulla da dire. C'era già stato qualcosa prima tra Pellacani e Villalta, e Pellacani è un po' nervoso, anche Binelli. Abbiamo in campo Conti, presentiamolo velocemente, è figlio d'arte, il papà Paolo Conti è stato per molte volte nazionale, è un giocatore dotato di un grandissimo tiro da tre, ha giocato fino allo scorso anno nella squadra juniores che è diventata campione d'Italia nel giugno scorso a Trieste, un grossissimo tiratore da tre. Centrocampo giovanissimo, Marchiaselli Conti. Toppato Clemon Johnson. Toppato Bucci, ma arriva Zatti. Questa è tutta da ridere. Zatti ha messo a terra il pallone. Cosa ne pensi, Martini? Ma questi sono fischiate fiscali, però l'arbitro aveva già minacciato di dare il tecnico nel caso qualcuno avesse tenuto la palla, ma in questo non è assolutamente il caso, perché lui l'ha fermata e l'ha lasciata lì. Avesse lasciata andare, l'avesse toccata per allontanarla, sì, ma in questo caso mi sembra molto, molto, molto severo il fischio arbitrale. Zatti è il secondo giocatore perché esce per i falli dopo Bonamico, chiude con 5 punti, 2 su 3 al tiro. Ma probabilmente c'è anche da dire che l'hanno fischiato magari per dare una calmata generale, può darsi che sia stata una mossa di Colucci per cercare di rallentare un attimo questo momento di breve tensione della partita. Sesto punto Marchiaselli. Ora 7. Fuori la palla per Masetti. Gallo, canestro di Gallo. Poi Gallo, che va sempre a rimbalzo dopo il suo tiro, ha divelto Mezzarimo. Domanda Walter può essere questa, l'interrogativo: fino a che punto deve stare in campo un titolare quando è in precarie condizioni fisiche e non rende? Cioè, qual è la differenza? Qual è il limite tra il rincalzo giovane, inesperto, ma a posto e fresco fisicamente rispetto al titolare che macina gioco male e tira male? Ma gli allenatori si fidano solitamente più dei veterani. Ora Gilmore segna il suo 8° punto. Gilmore non regala nulla allo spettacolo, solo sostanza. 8 punti, 4 su 5. Binelli infila la difesa da sotto, segna a sua volta l'8° punto. È Bucci che dirige il traffico, naturalmente.
Masetti, Gilmore, Bucci, sotto ritmo, Larimo naturalmente, non c'è fretta. Secondi. Non va Binelli, cerca il rimbalzo Johnson, ottiene la rimessa. Molto pasticciata ora la partita. Presentiamo intanto l'altro giovane in campo, Emiliano Neri. Un centro di grandissimo temperamento, lo vedete nel tagliafuori su Binelli, nello scontro fisico con Gas Binelli. Questo ragazzo ha grandissime qualità, non è un buonissimo attaccante, ma in difesa ha molto senso della posizione, resiste molto bene ai contatti. È cresciuto nelle giovanili della Fortitudo, ha fatto tutta la trafila dagli allievi alla squadra juniores e Di Vincenzo gli sta dando molto spazio in questo finale di campionato e lui lo sta ripagando con buonissime prestazioni difensive. Emiliano Neri. Binelli ha 4 falli. Fallo a Conti su Bucci. Se Baldini e Colucci affrettassero la conclusione della partita farebbero un piacere a tutti, anziché fischiare queste stupidaggini. Fuori Marcheselli, dentro Bruno Monti. Adesso sorbiamoci gli uno più uno. Quattordici punti di Bucci. Bucci è il miglior tiratore di liberi del campionato italiano. A 8 su 9 oggi. Fallo su Conti di Neri. Rimessa per l'Acnor, a 6 falli Larimo. E questo indica la pericolosità dell'Acnor. Gallinari, Johnson. Fallo di Neri su Bruno Monti. Due liberi Bruno Monti. Bruno Monti, miglior marcatore della CNOR. Errore di Eschio, rimessa a CNOR. Clemon salva la palla. Bruno Monti ancora realizza. Cuore d'oro Bruno Monti. 21 punti da recuperare per l'Acnor, è stato sotto anche di 28. Fuori Neri, dentro Pellachen, 7 minuti da giocare. Bucci. Fallo a Conti. Bucci in lunetta. Masetti fuori, Dalla Mora in campo.
16 punti Bucci. L'Arimo raggiunge la Knorr con 26 punti in classifica. Un derby molto significativo, a parte i consueti risvolti cittadini, anche per la classifica. Il fallo su Johnson, imbeccato da Gallinari, lo ha commesso dalla Mora. Partita fallosissima, interminabile. La Knorr potrebbe cominciare a pensare alla differenza canestro, perché un arrivo a pari merito non è da trascurare. All'andata furono 17, se non sbaglio, si potrebbe giocare questa seconda partita. Anche perché Walter le differenze sono tutte negative, tranne nei confronti della Snyder. Fallo a Conti, c'è un fallo ogni 5 secondi. Eschio. Sta rinunciando a molti liberi di Vincenzo. Preferisce avere la palla e giocare su azione. Grande Bucci. Bucci vuole anche il tiro, non va. Conti in contropiede. Prende fallo Conti. 80-58. Bucci tre falli. Conti in lunetta. Era 1-1 e Conti l'ha sbagliato. Palla per Bucci. A giudicare dall'accanimento si gioca proprio per gli scarti, è un calcolo da fare. La parità a fine campionato fra le due squadre non è un evento improbabile. Artis lungo. Sul ferro Villalta, combatte Bruno Monti, non va. Eschio, dalla Mora. Eschio. Va a segno Eschio da tre punti. Tira Gallinari cercando il fallo. È il quarto di Gilmore. Gallinari andrà in lunetta. 4:46 da giocare, 25 punti fra le due squadre. Gallinari quarto punto, ce ne sono 5 di Villalta, 14 di Brunamonti, 12 di Johnson, 8 di Binelli, 7 di Bonamico, 2 di Silvester, 7 di Marcheselli. Per l'Arimo 5 Zatti, 17 Bucci, 22 Eschiu, 8 Gilmore, 9 Pellacchiani, 18 Masetti, 4 Albertazzi. 6 su 7 al tiro Masetti, forse il giocatore più produttivo del derby. Sei,
Fuori Villalta dentro Marcheselli. Quintetto per pressare. Dalla Mora, soprannumero. Scarica per Eschio. Toppato Eschio. Rimessa Arimo. Rimessa dall'angolo, è da ripetere. Dalla Mora. Eschio ancora da sotto, giocatore che l'Acnor non è riuscito assolutamente a marchiare, soprattutto nel primo tempo. La sospensione di Clemon Johnson, 14 punti per lui, 4 minuti da giocare. Dalla Mora, grandissimo numero di Dalla Mora. Stupenda la sua entrata, grande falcata, lay-up oltre il ferro. Ora ruba la palla, dribbling, assist. 20 secondi tutti per Dalla Mora. Un lampo di classe di questo ragazzo. Mentre Marcheselli va sul ferro. Gallo cerca il rimbalzo, c'è invece il contropiede dell'Arimo e col canestro di Bucci si sistema anche la differenza canestri. 29 punti per l'Arimo, furono 17 per la Knorr all'andata. 3 minuti al termine, anche questa seconda partita si avvia ad essere persa dalla Virtus. Dilaga l'Arimo, Pellacani schiaccia. Massimo vantaggio. In lunetta Marcheselli. A questo punto Bonamonti deve andare in panchina, è inutile che stia ancora a giocare. Bisogna sottolineare la grandissima partita dell'Almo, sicuramente una partita impeccabile, molto precisa, sporcata solo in qualche momento da qualche pallone perso. La zona 3-2 ha funzionato molto bene, con grande perfezione, interessanti dinamismi del reparto dietro di questa 3-2, di questa 2-3, soprattutto in Askew. Gli attacchi sono stati puntuali, precisi, ben selezionati nei tiri. E oggi come oggi, io non vedo questa Arimo tanto lontana dai vertici della pallacanestro italiana, perché se andiamo poi a vedere chi sta giocando bene e chi invece no, sicuramente l'Arimo è tra le pochissime squadre che si possono contare sulle dita di una mano che sono attualmente le migliori del campionato. È un Arimo quindi pericolosissima, in netta crescita, un Arimo che nei playoff può dare veramente fastidio a tanti, anzi a tutti. Vinceremo il tricolore, cantano i 500 encomiabili tifosi della POS. L'Arimo fa l'8ª vittoria nelle ultime 10 partite, questo non lo sta facendo nessun altro e si può sognare a colori con una squadra che quest'oggi ha letteralmente cancellato il derby. La Knorr ne fa una buona e una cattiva, era franata a Milano, aveva poi vinto la partita contro la Philips in Coppa Italia. È franata oggi senza Richardson, con un Brunamonti a mezzo servizio. Dovrà giocare a Venezia domenica prossima, potrebbe resuscitare, ma la linea di rendimento una sì e una no, non è certo da grande squadra, anche se oggi le attenuanti non le mancano. Più 28 per l'Arimo. Dalla Mora si alza e va lungo. Artes la appoggia dentro il canestro malgrado il fallo di Johnson.
Gilmour, undicesimo punto. 97 a 66. 2 minuti e 10 da giocare. Toppato Marcheselli. Eschew. Falcata da Ben Johnson. Marcheselli trova il pallone in recupero. Toppato Bruno Monti da Arti senza pietà. E stoppata, schiacciata di Pellacani. Trentatré punti ora. Ancora Bruno Monti ci prova. Recupera Marcheselli. Tiene la palla. Ingancio Bruno Monti, non ne ha più. Non ne ha più, è da togliere Bruno Monti. Clemon ha intercettato Pellacani. Con un fallo poteva risparmiarselo. Fuori Bruno Monti, dentro Cappelli, un minuto alla fine, fuori Bucci, applauso per i protagonisti, grande George Bucci, direttore d'orchestra che rivolge i pugni alla sua curva, entra Giarletti, tutti i 20 protagonisti del derby sono così entrati in campo. Pellacani sbaglia il primo tiro libero, vediamo il secondo. Sono 100 i punti dell'Arimo, a 66. Cappelli da 3 sul ferro. Pellacani sbaglia. Cambio per Di Vincenzo che tributa l'applauso anche ad Artis Gilmour. Glaciale Gilmour, senza apparenti emozioni, va a sedersi in panchina dopo una partita di trionfo. 100 a 66. 9 Marcheselli, 2 Sylvester, 7 Bonamico, 8 Binelli, 14 Johnson, 14 Bruno Monti, 2 Conti, 5 Gallinari, 5 Villalta per la Knorr. Ora ci prova Conti con questo brutto cross. Marcheselli ruba questo pallone. Seguiamo questa azione, poi vi daremo anche i tabellini dell'Arimo. Gallo da 3. Clemon a bersaglio Johnson. Schiaccia Eschew, 26 punti, 22 Bucci, 5 Zatti, 11 Gilmour, 14 Pellacchiani, 2 Dall'Amora, 18 Masetti, 4 Albertazzi, segna anche Conti, è finita 102 a 70, il derby è clamorosamente dell'Arimo, grande successo della formazione di Bucci che affianca in classifica alla Knorr, mette 1-1 il conto stagionale dei derby, lo mette in vantaggio per differenza canestri, più 32 oggi, meno 17 all'andata. Dal Palazzo dello Sport hanno terminato Walter Fuochi e Roberto Martini, a voi tutti la buonanotte.